Il diritto di natura consiste nel patto fondato sull'utile, allo scopo di non recare gli uni agli altri danno e di non riceverne. Per quegli esseri viventi che non possono far patto di non recare gli uni agli altri danno e di non riceverne, non v'è né giusto né ingiusto. Il medesimo vale per quei popoli che non poterono o non vollero far patto di non recare gli uni agli altri danno e di non riceverne. La giustizia non è qualcosa che sia per sé. Essa è solo nei rapporti reciproci, dovunque e quante volte esiste un patto di non fare e di non ricevere danno. L'ingiustizia non è per sé un male, ma per il timore dato dal sospetto di non riuscire a sfuggire a coloro che sono preposti alla punizione di simili fatti. Non è possibile che chi ha nascostamente contravvenuto da alcuno dei patti fermati tra gli uomini allo scopo di non recarsi e di non ricevere danno confidi di avere a rimanere occulto anche se mille volte li riesca al presente. Non è di fatto certo che egli possa rimanere occulto fino alla morte.